Guarda con emozione il bassorilievo in argento raffigurante Palazzo Ferrofini e il Leone di San Marco donatogli dal Consiglio regionale, che ha voluto omaggiare Gianluca Salviato a pochi giorni dal suo rientro in patria dopo 8 mesi di prigionia in Libia. Io non mi aspettavo neanche di venire qui, cioè non, proprio non l'avevo messo in conto. Una cosa del genere mi fa... avevo il groppo in gola prima, quindi... mi ha fatto estremamente piacere, un attestato di affetto così non sapevo di meritarlo. Fatica ancora a credere in tanto affetto, Gianluca Salviato, emozionato dalla standing ovation dei consiglieri. Io sapevo che tornavo, perché lo sentivo, però trovarmi... ripeto, trovarmi tutte queste persone che mi danno questi attestati di affetto, mi abbracciano, mi baciano, io sto provando delle cose stupende che non avrei mai pensato di provare. Ad accompagnarlo la moglie Katia. La felicità è troppo grande che sono senza parole, troppo, sembra ancora impossibile averlo qua, toccarlo. In un attimo sono stati cancellati 8 mesi. Tutto più bello. La vita va goduta, goduta, vissuta e stravissuta. E il sindaco di Trebaseleghe, dove vive Salviato. Io ho visto Clodovaldo Ruffato con le lacrime agli occhi alla fine, non mi capita spesso, per cui credo sia stato un grande segno, una grande emozione, una grande scelta di questo consiglio regionale. Doveroso per lui un ringraziamento a chi gli ha permesso di tornare a casa sano e salvo, a riabbracciare la sua famiglia. Sono uomini speciali, hanno una passione speciale per il lavoro che fanno. Lavorano sotto traccia, in silenzio, nessuno li nomina, nessuno gli dice grazie. Loro per noi stanno svegli giorno e notte, e ci cercano dappertutto, ci mettono l'anima e il cuore. Quindi io ho ritenuto giusto ringraziarli, perché devo a loro, devo anche molto ai servizi libici.